mancato oggi al Frosinone per portare a casa un risultato positivo? Ma penso che è stata una bella partita. Sicuramente non è stata facile perché Palermo è una grande squadra, però ci siamo difesi bene e poi purtroppo è capitato l'autogol, però penso che tutto sommato abbiamo fatto una buona gara. Sei d'accordo con me nel dire che probabilmente nel secondo tempo, anche complice l'ottima prestazione del Palermo, abbiamo fatto quel passo indietro di troppo che abbiamo pagato caro, o sono troppo duro? Ma forse perché è anche il merito del Palermo, che è una buona squadra, e poi giocavo in casa, quindi è normale che un po' di difficoltà abbiamo trovato. Però penso che, come ho detto prima, tutto sommato è stata una buona gara. Oggi secondo te è mancata più la testa o le gambe? No, nessuno dei due. Cioè, abbiamo dato tutto, purtroppo il calcio, quindi c'è il ritorno, poi ci rifaremo. Mister Longo in conferenza dice probabilmente nella difficoltà del momento un aspetto positivo c'è, visto che siamo una squadra che non sa fare calcoli, dobbiamo giocare per un solo risultato, magari siamo più liberi e giochiamo per un solo risultato. No, cioè, come ha detto il mister, è la cosa giusta, cioè, dobbiamo solo vincere e basta. Ti aspettavi una partita così maschia oggi? Sì, conoscendo il Palermo, la squadra, sì. Che cosa deve fare il Frosinone sabato sera per portare dalla sola Serie A? Vincere, vincere e basta. E in che modo, secondo te? Come con tutti i modi. L'ultima, qual era il morale negli spogliatoi? Ti prego, di mister ha detto che comunque ha visto tanta rabbia, tanta voglia di tornare subito a giocare. No, c'è stata un po' di delusione per l'autogol, però siamo contenti e niente, ci rifaremo sabato. Grazie. Grazie. Ciao.